E questa è già una panoramica del ristorante in provincia di Ferrara. Siamo Lido delle Nazioni, si chiama Bar Trattoria 70. Ecco, Bar Trattoria 70, perché abbiamo anche tutto quello che riguarda il bar, la ricevitoria, eccetera, eccetera. Quelle vecchie licenze di una volta, no? Sì. Non so se anche sai i tabacchi, per no, caso. No, purtroppo no, magari. No, non possiamo avere tutto, no. Dico bene. No. Questa è la signora titolare. Che sta tenendo la fiammella accesa all'Isola delle Nazioni in provincia di Ferrara. Siamo comunque poco distanti dalla mia Romagna, non so se vi sentite romagnoli anche voi qua. Ma io mi sento italiana. Mi sento italiana, no, so che a Imola, che sono in Emilia, si sentono appunto romagnoli. E bene, bene, quindi questa iniziativa della mensa, la possiamo chiamare sì, così? Sì, ecco, assolutamente. Ecco, quindi diciamo si può mangiare anche il pesce, perché siamo a pochi metri dal mare. Beh, certo. E siamo in un ristorante, secondo me, di specialità il pesce. Oltre sì, che noi siamo più specializzati in un menù prettamente per famiglie operai. Infatti ho voluto mantenere trattoria e non ristorante proprio per differenziarsi. Ecco, non siete nuovi voi. Ecco, no. Ecco, quindi avete solamente proseguito quello che forse si poteva fare anche un anno fa. Allora. Guardi, io in un certo senso. Onestamente penso di sì. Ecco, però. Quindi è d'accordo con me. Ecco, quindi avevo questo sospetto che in realtà, conoscendo bene le regole, il codice Ateco, molto probabilmente si poteva continuare questa cosa che voi avete sempre fatto. Quando c'è stato cominciato a concedere il permesso dalla regione Emilia Romagna abbiamo iniziato sì, però voi lo facevate negli anni. Noi negli anni abbiamo sempre voi fatto proprio trattoria. Non avete cambiato, diciamo, i manifesti, ecco, quindi c'è il menù a 13 euro a persona. Quindi cosa troviamo dentro questo menù? Cosa continuiamo a trovare? Sempre i soliti primi, secondi, contorni, frutta dolce. Esatto, tutto compreso, c'è anche l'acqua. C'è un mezzo di acqua, un quarto di vino, no, il caffè no, perché ha un costo. Costa più di un piatto di minestra ormai. Ecco, 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 ecco. Quindi sì, quindi è rimasto tutto normale, voi proseguite sì. Anche con questa cosa da un mese, visto che siamo sotto da pasto. Quando ci hanno concesso, sì, esatto. In realtà sembra che si potesse fare ancora prima. Quindi specialità di pesce, se mi posso permettere. Pesce, come sì. Sì, c'è sempre pesce, la carne e anche abbiamo diversi clienti musulmani, quindi guardiamo anche di avere delle carni bianche oltre che carne di maiale. La cosa che cambia è che possono venire solamente le persone che lavorano per un'azienda. Allora, solo i dipendenti e il datore di lavoro se accompagnato dal dipendente. Ah, ma l'artigiano... Questo non lo sapevamo, deve essere accompagnato... Certo. Allora, il datore di lavoro puro non può venire a mangiare. Quindi. Siamo costretti a farlo l'asporto se lo vuole o a mandarlo via. Certo. L'artigiano lo mandiamo via e ci teniamo invece gli operai. Con tutto il rispetto per gli operai e grazie a Dio che vengano a mangiare. Gli operai col capo che paga il conto e fa il brillante, come la Confroni di Vincenzo Cosella. Ecco, certo, benissimo. Certo. No, ecco, questo è un piccolo particolare, l'abbiamo scoperto quindi in provincia di Ferrara, al Lido delle Nazioni. E quindi tra l'altro voi diciamo che siete aperti anche nel weekend, perché evidentemente si lavora qua al mare, diciamo si lavora anche Pasqua. Noi speriamo proprio di sì, ecco. Sembra che ci siano già... Sembra, io guardo, adesso ancora sono in alto mare, nel senso che per noi al momento dovrebbe rimanere solo asporto e consegna nelle giornate di Pasqua. Io ho dei contratti con gli operai che rimangono sul territorio, sto aspettando che il commercialista mi dia l'input a sapere se posso farli sedere per i giorni di Pasqua e Pasquetta gli operai, altrimenti faremo l'asporto, ecco perché. Questo è quello che la legge prevede, bisogna che rispettiamo le leggi. Ecco qua, certo che pensare che la mensa è una degustazione di pesci, di molluschi, di quant'altro, insomma. Ma la mensa può essere tutto, ci stiamo attrezzando anche con delle nuove attrezzature per la mensa, appunto per permettere alla gente di vedere una e sorta di mangiare. Di buffet servito. Aveva servito assolutamente, perché in autonomia non si può fare più nulla. Quindi qualcosa che può ricordare il self-service, anche se in realtà voi servite al tavolo. Assolutamente, anche
non c'è più le oliere, non c'è più certo, niente, certo, tutto certo. Quello monoso, che hanno fatto anche gli alberghi, tutto usa e getta, a tutto... colazione hanno usato questo un sistema grande dove spendio. Osservi ma non tocchi. No, non tocchi. Bene, quindi io devo fare solo i complimenti. Ma secondo me dobbiamo farli a tutti i ristoratori italiani i complimenti, che stanno in piedi. Beh, quello sì. E mi è sembrato di vedere anche che c'è un pizzaiolo e un forno della pizza, o sì, sbaglio? Sì, no, abbiamo tenuto aperto, quindi non abbiamo messo a casa nessuno dei nostri dipendenti. Quindi pizza anche a mezzogiorno? Pizza anche a mezzogiorno per gli operai. Grandi sacrifici, noi siamo stati qua, io ci credo che ce la dobbiamo fare e quindi io non... Bene, ora siamo colleghi, no, complimenti per davvero, sembra un miracolo. E quindi anche la sera poi la... Sì, la sera non c'è nessuno, però noi ci siamo, non c'è nessuno. Quindi ma diciamo disponibile anche la sera, quindi se i contratti prevedono l'accordo anche serale, come abbiamo visto certo. Sulla E45, questo lo fanno là magari qui, state aspettando anche perché ancora qualche settimana c'è di questa situazione, quindi grazie qua da Lido delle Nazioni.